Stefano Dell'Amico, 48 anni, piccolo imprenditore, vive ad Avenza con la moglie Anna e Leo, un terremoto di gatto simpaticissimo. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché vuole impegnarsi insieme a un gruppo fantastico a realizzare quel cambiamento che tanto desideriamo, un cambiamento che appare rivoluzionario ma in realtà è solo l'insieme di idee, buonsenso e voglia di ribaltare una realtà artificiale e disastrosa. Sogna con De Pasquale il sindaco una città migliore per tutti, perché merita di esserlo, una Carrara nuova che ci aspetta e sarà bellissimo farne parte. Daniele Ghiotti, 28 anni, titolare di un'impresa di pulizie, vive a Nazzano con la madre e ha due fratelli. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché pensa che il movimento sia l'unico strumento nelle mani di cittadini onesti e capaci per riportare nuovamente la politica a fare gli interessi dei cittadini, e di questo la città ha assolutamente bisogno. Sogna con De Pasquale sindaco di veder rinascere Carrara dalle condizioni in cui è stata volutamente gettata da chi ci ha governato per tutti questi anni. Gabriele Guadagni, 31 anni, commerciante di terza generazione, vive a Marina di Carrara. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per dimostrare che ognuno di noi può portare un bagaglio di competenze senza aver vissuto di politica, senza avere scopi privati, e pensa che il movimento possa essere l'unico strumento capace di attuare un nuovo modus di concepire l'amministrazione. Sogna con De Pasquale sindaco di poter ricominciare a parlare di Carrara non con il classico tono malinconico, ma con toni di gioia e di orgoglio, ed è assolutamente certo che tutto questo sia possibile. Tiziana Guerra, 44 anni, sposata con Ivan da 21, mamma a tempo pieno di due figli, appassionata di hobbistica creativa, musica, coltivazioni biologiche, pratica tiro a segno da agonista. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché grazie al movimento che ha incontrato la politica, un mondo fino ad allora totalmente distante, per far rivivere la città partendo dalla sua storia e dal suo presente per dare vita al suo futuro. Sogna con De Pasquale sindaco una nuova gestione del territorio e delle sue realtà, in grado di creare basi solide sulle quali costruire uno sviluppo costante e certo della nostra città, che porti a un futuro vivibile per i nostri figli. Mauro Lancioni, 62 anni, ex dirigente, padre di tre figli, vive a Marina di Carrara con la famiglia. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per contribuire a risolvere i problemi di tutti i cittadini e non solo di una parte, nella certezza che chi è delegato a farne gli interessi debba essere prima di tutto trasparente e onesto. Sogna con De Pasquale sindaco di vedere attuato un cambiamento radicale della classe politica locale che ha amministrato la città per decenni, con i risultati attuali. Ivan Lenzoni, 47 anni, dipendente di un'azienda privata, marinello da sempre, vive a Bonascola con la moglie e due figli. Ha deciso di candidarsi con il Movimento 5 Stelle, di cui condivide la voglia di cambiamento, la trasparenza e l'innovazione, perché lo considera l'unico strumento che può avere un cittadino libero da legami politici per far sentire la sua voce. Sogna con De Pasquale sindaco un'amministrazione che guardi ai giovani non come un problema, ma come una risorsa su cui investire per il futuro, cogliendo tutte le opportunità che potranno presentarsi. Giovanni Montesarchio, 30 anni, ingegnere civile libero professionista, vive a Carrara. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per contribuire in prima persona alla rinascita e sviluppo della città, mettendo a disposizione dei cittadini le competenze specifiche maturate durante il percorso di studio e nel corso della propria attività professionale. Sogna con De Pasquale sindaco di vedere finalmente realizzato un percorso di cambiamento che possa riportare entusiasmo e vitalità a Carrara. Marzia Gemma Paita, 48 anni, impiegata amministrativa in un'azienda locale, vive a Carrara con il figlio di 17 anni. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché, pur disgustata dal comportamento arrogante e spregiudicato che in questi anni ha contraddistinto la politica locale, crede ancora nelle persone oneste e nel loro impegno. Sogna con De Pasquale sindaco di dare il proprio contributo nel restituire speranza a una città da troppo tempo saccheggiata.